Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7, la rassegna politicamente scorrettissima della verità. Allora, l'altra sera sui canali social e ieri mattina in diretta a quest'ora invitavamo, e ci sembrava il minimo sindacale della ragionevolezza, alla prudenza e a considerare tutte le ipotesi rispetto al missile finito in territorio polacco. Altri, Letta, Carlo Calenda, una serie di commentatori, purtroppo per loro e purtroppo per chi li segue, non hanno adottato quel tipo di prudenza e sono rimasti fatalmente esposti a uno svolgimento della giornata, diciamo, favorevole per il mondo e un po' imbarazzante per loro, perché è venuto fuori e su questo è stata molto scrupolosa la NATO, gli Stati Uniti, lo stesso governo polacco, è venuto fuori che molto probabilmente si trattava di un ordigno lanciato dalla contraerea ucraina, oggetto di un pesantissimo bombardamento da parte di Mosca. Ma quello specifico missile non era sta, pare, non sia stato scagliato dalla Russia. Naturalmente, e su questo Giorgia Meloni ha fatto, a mio avviso, molto bene a, come dire, mettere i puntini sulle i nel corso della conferenza finale della sua partecipazione al G20. Resta comunque la responsabilità russa. Se non ci fosse stato quel massiccio bombardamento russo, gli ucraini non avrebbero dovuto attivare una massiccia contraerea con il rischio di incidenti come quello che si è effettivamente verificato. Sta di fatto che però quello specifico episodio che avrebbe potuto innescare l'articolo 4 o l'articolo 5 della NATO, nessuno di quei due articoli prevede automatismi, però insomma il meccanismo politico sarebbe stato fortemente inquietante, ci avrebbe proiettato in una situazione di guerra esplicita e aperta fra NATO e Russia, non c'è stato. E naturalmente su questo vedremo diverse aperture. A proposito della Meloni a Bali, è stato non solo il giorno della chiusura di quel vertice, ma per il primo ministro italiano anche il giorno di una serie di ulteriori bilaterali, il più importante dei quali con il leader cinese Xi. A margine, la Meloni ha anche risposto duramente, avviso facendo molto bene, alla surreale polemica: ma perché ti sei portata tua figlia al G20? E la cosa incredibile, c'è chi oggi ancora insista, è la Soffici sulla stampa, ma vedremo che non si tratta dell'unica polemica sconclusionata della giornata. La giornata vive anche però di questioni politiche, perché per un verso ci sono anticipazioni sulla legge di bilancio, siamo ancora alle bozze, non ci sono testi definitivi, e fa la sua sparata, intervistato su Repubblica, il segretario della CGIL Landini. Per altro verso c'è lo psicodramma siciliano di Forza Italia, ieri diciamo la prima importante seduta del parlamentino regionale siciliano e clamorosa spaccatura in due del gruppo di Forza Italia, Miccichè contro Schifani. Caos pure nel Partito Democratico, un grande classico, Letta che minaccia di dimettersi già dopodomani sabato in assemblea e quindi si cerca un reggente. E chi sarà? Potrebbe essere Del Rio, potrebbe essere Boccia. Intanto Carlo De Benedetti, sentito da Aldo Cazzullo su il Corriere della Sera, spara palle incatenate contro tutti gli aspiranti candidati PD. E questo ci può anche far sorridere, il problema è poi quando De Benedetti propone la linea che preferirebbe. Accordo con i 5 Stelle e attenzione al pianeta, si è ringretinito pure lui. Va bene. E poi naturalmente Saviano, che ancora oggi è, diciamo, oggetto di polemica, stasera sarà in TV da Formigli, quindi insomma immaginiamoci una sceneggiata alla grande, lo difende con Cita De Gregorio, che in un gran minestrone mette insieme la querela subita da Saviano dalla Meloni, a cui aveva detto bastarda, con, e non si capisce, c'entra come i cavoli a merenda, la querela mossa incautamente dall'ex ministra Bellanova contro tre cronisti che però hanno, pare, vinto la causa, ma Concita mette tutto insieme. È interessante però un'operazione che fa Libero in questo caso, evocando positivamente una firma della verità, Simone Di Meo, oggetto, come sapete, di, come vogliamo,
come vogliamo definire. Diciamo, ecco, che all'opera di Di Meo Saviano ha molto attinto, tutte le polemiche di plagio che ben ricordate, e Di Meo ricorda il metodo Saviano, non solo attingere, ma poi anche attaccare pesantemente la fonte alla quale si è attinto. Vedremo tutto questo. Ah, attenzione però, gran finale, preparatevi, preparate insomma una dose abbondante di caffè, perché su Repubblica c'è un dialogo tra Rosi Bindi e Michela Murgia, e la cosa è anche per noi penitenti laici, figurarsi per chi è credente, insomma è una cosa psichedelica in cui ci si spiega che Dio è qui, quindi attenzione, estote parati. Incamminiamoci, le aperture, la verità, guerra mondiale rinviata, sinistra delusa, da Calenda a Riotta, da Parenzo a Gentiloni e Letta, i nostri guerrieri da salotto si sono tutti eccitati alla notizia che sarebbe stato attaccato un paese NATO. Pensano di essere davanti a un videogioco e non a un conflitto che sta seminando morte e distruzione. Fotonotizia di Meloni che si accinge a stringere la mano a Xi. La Meloni non sbaglia una mossa a Bali e allora la criticano perché ha portato la figlia. Taglio medio. L'Italia non molla, le ONG violano le regole. Sì, perché nel sommario dimenticavo di evocare un'altra pagina della giornata politica di ieri, l'audizione parlamentare del ministro Piantedosi. Alcuni, giornale Libero Verità, lo difendono, altri lo attaccano pesantissimamente, fra questi Cerasa e Sorge. Andiamo a vedere le altre aperture. Allora, Libero se la prende con chi ha attaccato la Meloni per la storia della figlia. Attaccano la Meloni sulla figlia, la mamma dei comunisti è sempre incinta. Il Fatto Quotidiano, foto in questo caso di Letta, Calenda, Riotta e Zelensky, che no, vengono messi tutti insieme qui, insomma, povero Zelensky, insomma, con Riotta sembra veramente una cosa fuori misura. Il missile russo e ucraino, guerra mondiale rinviata. E vedremo Travaglio che per metà fa molto sorridere, per l'altra metà però opera una distorsione. Ci arriveremo. Il giornale Berlino paga le ONG per invadere l'Italia. Qui il giornale recupera una notizia che a onor del vero era già uscita da un paio di giorni, cioè nell'ambito, diciamo, di quella che noi potremmo chiamare la legge di bilancio, la manovra economica. Il Parlamento tedesco ha deciso un poderoso finanziamento delle organizzazioni a cui fanno capo alcune delle famose navi di cui sappiamo tutto. Il Messaggero, sotto la testata Meloni vede Xi, accordo per 200 aerei alla Cina, titolo principale, manovra si accelera, c'è la bozza. La Stampa, Meloni svolta cinese, resta il gelo con Macron. Repubblica, con un virgolettato di Landini, intervistato, salari alti, basta bonus. E infine Corriere della Sera, missile in Polonia, cala la tensione. Così le principali aperture. Vi ricordo che oggi in edicola, se non l'avete già preso ieri, c'è anche il nuovo numero di Panorama, i nuovi pirati, le ONG. Allora, ampia raffica di segnalazioni iniziali dalla verità, la principale delle quali riguarda l'editoriale del direttore Belpietro, che mette in fila tutti quelli da Calenda a Letta, da Parenzo a Riotta, passando per Filippo Sensi, passando per David Parenzi, insomma, tutti quelli che un po' frettolosamente avevano tratto conclusioni sbagliate sul missile dell'altra sera. E conclude Belpietro: l'elenco dei riservisti di complemento che si annidano in Parlamento e nelle redazioni potrebbe continuare, ma credo che sia sufficiente, insieme con i titoli di alcuni giornali che ieri non mostravano alcun dubbio sulla provenienza del missile, a far capire come la tragedia di una guerra alle porte d'Europa non sia affrontata con preoccupazione e prudenza, ma con tifo da stadio. Le notizie in arrivo dal fronte non sono accolte con cautela, come sarebbe doveroso, visto che dall'una e dall'altra parte si fa largo uso della propaganda, ma come se fossimo davanti alla PlayStation impegnati con un videogioco dove vince chi fa strike. Così, tra l'altro,
Belpietro, il cui commento è sorretto da due pezzi di cronaca e analisi, Giorgio Viandola e Daniela Lombardi. Chi vi parla si occupa invece del trattamento della Polonia. Fino a qualche settimana fa era qualificata come paese di retrogradi, reazionari, violatori dello Stato di diritto, omofobi, cioè improvvisamente Rigoletto avvolto nella bandiera polacca. E tanto per far venire a Letta qualche altro spasmo, chi parla dice: guardate che proprio il posizionamento geopolitico della Polonia andrebbe imitato, fortemente legata a Londra e a Washington, molto euroscettica, per questa via ha acquistato peso nella NATO e diciamo resiste agli assalti che subisce a Bruxelles. L'Italia potrebbe fare altrettanto mettendo in gioco, questa volta sulla sponda sud della NATO, è un peso economico, una tradizione culturale, un ruolo di fondatore dell'UE che ci rendono naturaliter anche più, decisamente più significativi rispetto a Varsavia. Carlo Tarallo sulla giornata della Meloni a Bali, l'intesa con Biden, il bilaterale con Xi e poi questa vicenda surreale degli attacchi per la questione della figlia. Tornando in Europa, Sergio Giraldo vi spiega bene l'ennesima supercazzola che si va preparando sul price cap, dove non si decide niente, però in compenso si elaborano bozze sempre più complicate e pazzotiche. Giraldo vi spiega tutto molto bene. Bazzucchi su Piantedosi in aula, e mentre Amendolara su, diciamo, l'ennesima paralisi UE sulla questione dei migranti. Dopodiché, sul versante sanitario, per un verso Alessandro Rico sui confronti tra paesi rispetto alla vicenda vaccinale, per altro verso, altrettanto interessante, Flaminia Camilletti che tiene il punto. Chi legge la Camilletti sulla verità ricorderà che già mesi fa, a più riprese, aveva posto il tema della mancanza di una serie di farmaci, 700 medicinali di cui c'era carenza. Oggi ci torna sopra e spiega come il problema sia quello della produzione di una serie di principi attivi assai significativi che è stata spostata in Cina e in India con i problemi che sono immaginabili per, diciamo, per i paesi europei. E infine, ma non è certo ultimo per importanza, Stefano Graziosi, che a mio avviso fa il pezzo più analitico e giudizioso sulla candidatura Trump, spiegando come tutta una serie anche di trampiani politici e mediatici lo stiano scaricando, quindi come la partenza avvenga con un forte appello, molto piombo nelle ali per Trump. Allora, ricominciamo il giro partendo dal missile e partendo dal commento di Marco Travaglio, che per un verso ci fa sorridere, perché oggi va detto la prosa di Travaglio è molto spiritosa, però attenzione alla coda dove insomma, non si sorride più perché scatta la distorsione, però prima divertiamoci, c'è una legge scientifica più esatta di tutte le scienze esatte, il teorema Riotta-Letta-Calenda. Quando uno dei tre dice una cosa è probabile sia una cazzata, quando la dicono tutti e tre insieme è sicuro che è una cazzata. L'altra sera dovevamo chiudere il giornale e non sapevamo quale delle mille versioni sul missile in Polonia scegliere, poi Riotta ha twittato il missile russo, cioè, e insomma, Travaglio bastona, a quel punto non c'erano più dubbi, il missile non l'aveva lanciato la Russia. E ancora, spiace per i foreign fighter denoantri che dovranno marciare sul divano e fare il presentatarm sui social e per le truppe a mezzo stampa che ieri mitragliavano titoli infogliati per l'agognata guerra nucleare e ora imprecano contro i neoputiniani Biden e Stoltenberg. E tutto questo fa molto sorridere e direbbero con italiano zoppicante i cronisti di Sky, ci sta. Quello che però convince meno è l'operazione, anzi, convince per niente, è la distorsione è conclusiva. Un finale da ballo in maschera di Verdi e da Edipo re di Sofocle. L'accusatore inquirente è l'assassino. No, qui l'operazione di Travaglio non convince per niente, perché non è che ora, diciamo, con ciò assolviamo la Russia da ogni responsabilità. Giusto bastonare chi imprudentemente aveva attribuito a Mosca quel missile, ma non è che con ciò obliteriamo il fatto che
L'altro giorno ci fosse stato un feroce bombardamento di 100 missili da parte di Mosca, tutto indirizzato sui civili, con l'obiettivo di far passare a milioni di ucraini l'inverno senza acqua, senza gas e comunque infliggere un ulteriore costo alle popolazioni civili. Da questo punto di vista, a mio personale avviso, ha fatto molto bene Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa a tenere verso una linea di prudenza e di cautela su quel missile, ma per altro verso a dire che però la responsabilità politica di tutta questa vicenda sempre a Mosca faceva riferimento. E la linea della Meloni è comprensibilmente difesa e rilanciata anche da Guido Crosetto, che viene sentito dal Corriere della Sera, e Monica Guerzoni che lo intervista. Crosetto prevede che la guerra sia ancora lunga e dice: viviamo una fase complessa, la guerra sarà ancora lunga. Questi bombardamenti alle infrastrutture civili servono a dare un ulteriore colpo al morale degli ucraini. La strategia russa è cambiata, è ancora più violenta, punta a rendere impossibile ad alcuni milioni di persone affrontare l'inverno. Per non morire di freddo saranno costrette a migrare verso l'Europa, è un modo disumano di combattere la guerra che porta a un ulteriore aggravamento. Così, tra l'altro, Crosetto, e va detto che in fondo lo stesso vertice del G20 segna un elemento inedito e positivo da questo punto di vista, anche per le debolezze di Biden, per alcune incertezze strategiche. Nei mesi passati c'era stata una forte divaricazione tra i paesi occidentali e il resto del mondo, stavolta si è arrivati a un comunicato unanime in cui c'è una unanime condanna, inclusa la Cina, storico, diciamo, sponsor di Putin, ma in questo caso freddissima, della azione russa in Ucraina. Lo racconta il Messaggero, Mauro Evangelisti, pagina 6. La condanna del G20 alla guerra di Putin e c'è l'ok di Pechino. Andiamo a vedere un altro commento, così ci avviciniamo a chiudere questa prima pagina. Augusto Minzolini sulla prima del giornale. Al di là dell'episodio dei due missili del sistema difensivo ucraino o dei resti di missili russi centrati dalla contraerea di Kiev e finiti in territorio polacco, o di qualsiasi altra ipotesi che concorre ad avvolgere ancora la vicenda in un alone di mistero, quanto è avvenuto ieri offre più di uno spunto di riflessione. La prima, la più drammatica, è che l'incidente, come si definisce in gergo, ha reso consapevoli tutti i contendenti in campo e non solo che siamo sospesi sul baratro. Basta un non nulla per provocare l'irreparabile, una condizione terribile di cui siamo tutti a conoscenza, ci appare un rischio lontano e invece in quell'ora che ci ha tenuti col fiato sospeso l'altra sera ci siamo accorti che è dietro l'angolo. Di contro, altra riflessione più positiva, è che c'è un cordone sanitario invisibile, un meccanismo di sopravvivenza inconsapevole che spinge le parti in campo a gestire situazioni del genere con sangue freddo e nervi saldi. Insomma, prima di tuffarsi in una guerra globale che coinvolga direttamente Russia e NATO su entrambi i fronti, ci si pensa non una ma 10 volte. Ieri Washington e Varsavia, prima di parlare, giudicare e decidere, hanno voluto vederci chiaro. E quindi, diciamo, Minzoni trova in questo elemento di prudenza, abbia ragione, un che di rassicurante. Chi ieri però ha giocato un ruolo molto criticato da Washington è stato invece Zelensky, e oggi trovate diversi pezzi che testimoniano l'irritazione della Casa Bianca rispetto al presidente ucraino, che pure Washington ha comprensibilmente difeso in tutta questa fase. Paolo Mastrolilli, pagina 8 di Repubblica, la notte della grande paura, forzature USA sull'inchiesta, Biden furioso con Zelensky, e toni sostanzialmente analoghi pure sulla stampa. Dove sta? Eccolo qua, retroscena di Alberto Simoni, USA e UE frenano Zelensky, l'inverno favorirà il dialogo. Washington vuole limitare i colpi a sorpresa del leader ucraino ed evitare escalation. O invece chi sulla stampa fa veramente un gran minestrone, come faceva Peppino De Filippo, signore, è una minestra, più ci mette più ci trova, è Lucia Annunziata, che nella foga di colpire Trump lo associa a Putin. Putin e Trump, due destini incrociati, con loro tramonta l'onda sovranista. E qui bisogna però informare Lucia Annunziata che, diciamo, tutta l'inchiesta Russiagate americana che doveva
dimostrare come il candidato Trump nel 16 e poi il presidente Trump negli anni successivi fosse una marionetta nelle mani di Putin che poteva ricattarlo per inconfessabili segreti, eccetera, eccetera, era una balla clamorosa e semmai è venuto fuori come fosse una operazione della campagna Clinton per mascheriare Trump anche con l'aiuto di alcuni soggetti dell'FBI. Però tutto questo Lucia Annunziata. Non ve lo spiego. In compenso, però, c'avete le consuete 8.000 colonne scritte in una lingua bellissima, diversa dall'italiano, già l'anglo-salernitano di Lucia Annunziata, che gli appassionati della materia ben conoscono. Per chiudere su Bali la vicenda della figlia di Meloni. Meloni ieri ha risposto con una nota a fine giornata, dice, insomma, è affar mio come educo mia figlia, ma c'è chi insiste, Caterina Soffici sulla stampa, che insomma avevamo lasciato disperata a Londra perché non trovava un farmaco in farmacia, oppure un tampone le era costato caro, insomma, di lì aveva spiegato che Boris Johnson era brutto, cattivo, insomma, una cosa terrificante. Oggi, col ditino alzato, fa la morale a Meloni e dice: Meloni spazientita per le polemiche con la figlia, ma sbaglia perché ora anche la sua vita privata è pubblica e gli occhi delle donne sono tutti su di lei. Giorgia è la prima capo di governo in Italia, un paese che non brilla per parità e pari opportunità. E qui, diciamo, la Soffici si iscrive alla corrente Serracchiani, cioè c'è una donna primo ministro che ha rotto le ossa a un po' di uomini e arriva in aula la Serracchiani, sulle colonne della stampa la Soffici, a dire non basta. Errare humanum, perseverare Serracchianum e anche Sofficum. Va bene. La manovra. Allora, qui sulla manovra ci sono due cose da segnalare. Realisticamente il governo presenterà il disegno di legge di bilancio intorno al 20 novembre, quindi mancano ormai 3-4 giorni. Oggi sul Messaggero avete forse le anticipazioni più accurate rispetto ad altri: manovra a 35 miliardi, premi aziendali detassati, cedolare secca ai negozi. Quindi questo doppio elemento dei, diciamo, premi che le imprese dovessero concedere anche come aiuto rispetto alla questione bollette verrebbero detassati, e poi molto bene il ritorno della cedolare secca per il commercio. Cifoni a pagina 2 del Messaggero. Volete però un'opinione combattente da sinistra? Landini, oggi per una volta non è intervistato sulla stampa, è intervistato su Repubblica. Tutta pagina 3, è Valentina Conte che firma l'intervista e poi fa il titolo di prima: i fringe benefit, uno specchietto per le allodole. Cioè sostiene che questa cosa dei premi detassati sia un diversivo e invece occorre un intervento più robusto sui salari. Questa è la tesi di Landini che poi fa la consueta strillata contro tutte le altre misure. Contante, tregua fiscale, eccetera, bollate come favori agli evasori. Repubblica, pagina 3. Andiamo a un altro blocco, la questione immigrazione e l'intervento in aula, l'informativa in aula del ministro Piantedosi. Allora, se volete la versione favorevole a Piantedosi, fa per voi Libero, dove addirittura c'è un ampio estratto con la firma di Piantedosi, quindi insomma, ampi stralci del testo letto in aula dal ministro, ma anche il giornale, pagine 2 e 3. Lodovica Bullian fa una cronaca e analisi dell'intervento di Piantedosi, mentre nella qualche pagina più in là, la pagina 5, Francesco De Remigis firma un pezzo che il cui contenuto era già uscito qualche giorno fa, però oggi il giornale lo rilancia in modo significativo, ne fa l'oggetto di tutta la pagina 5 e il titolo di prima che abbiamo letto in esordio. Berlino paga per invaderci, alle ONG fondi per 8 milioni, quindi nell'ambito della manovra tedesca è il Bundestag che fa un significativo stanziamento e assai discutibile per queste operazioni. Volete invece l'opinione fortemente anti-Piantedosi? Fanno per voi
La nota politica di Marcello Sorgi sulla stampa che dice Piantedosi risponde a Salvini e alla lunga questa linea Salvini-Piantedosi è un'insidia per Meloni se il Viminale dipende da Salvini e ancora meno sorvegliata la prosa di Cerasa sulla prima del foglio che gioca, fa un calambur su Esterno Notte, il polpettone di Bellocchio, che peraltro stasera avrà la terza puntata dopo quelle di lunedì e martedì. Qui però Cerasa lo gira Interno Notte, governo Interno Notte, la relazione al ministro dell'Interno è il perfetto manifesto dell'impotenza del governo Meloni, Europa e migranti, perché il metodo Piantedosi-Salvini porta più confusione, meno umanità, più sputtanamento, più illegalità. Confusione, meno umanità, più sputtanamento, più illegalità e Meloni è salita al 30%. Un altro mese di editoriali così di Cerasa e la porta al 34-35%. No, non sovradimensioniamo le capacità di Cerasa. Diciamo, tutti quelli che si muovono in questo modo rischiano di sottovalutare un dettaglio, cioè l'opinione pubblica e il consenso. Ma attenzione però perché ci sono anche altre cose che dobbiamo vedere su questo versante, dobbiamo ritrasferirci sulla stampa, che ormai è un fiero quotidiano di opposizione, tanto era lirico ai tempi del Conte 2 e del Draghi 1, tanto ormai Giannini è in versione combat, diciamo, contro Meloni e oggi ospita due cose. Per un verso, un'intervista pesantissima all'ex presidente francese Hollande, riscongelato per l'occasione da Francesca Paci, e Hollande arriva a dire che il veleno della Russia circola nella vostra destra. Sarebbe il caso, diciamo, che guardasse a casa sua, dove, diciamo, l'ambiguità del rapporto tra Macron e Putin è oggetto. Per chiunque segua, diciamo, i canali di informazione ucraina, le polemiche ucraine contro Macron sono proprio centrate sulla sua ambiguità. Ma insomma, non la pensa così Hollande. Quel che vogliono i regimi autoritari, Russia in particolare, è inoculare il veleno della divisione all'interno dell'Unione Europea. E quando guardo la maggioranza di Madame Meloni, mi sembra che il veleno sia già in circolazione. Così. Hollande, va bene. Poi dice come mai i socialisti sono spariti in Francia. Ma attenzione, perché forse la cosa più pesante nei confronti del governo la firma Flavia Perina. Ve la ricordate, la direttrice del Secolo d'Italia, la passionaria di fini all'epoca della questione Monte Carlo, che di recente si è però molto carfagnizzata. Credo collaborasse anche col ministro Carfagna, poi di recente ha anche spiegato che chi vi parla girava con un limone in tasca per far giocare Dudù. Naturalmente è normale che uno giri con i limoni in tasca. Va bene, e forte di questa grande autorevolezza. La Perina descrive così quelli che chiama i giochi di ruolo di Giorgia e Matteo. Più che una competizione, tra i due c'è una tacita spartizione di compiti. Attenzione però perché poi arriva la notte, direbbe Cerasa. Prima il giorno, si mettono d'accordo. Guardatelo con gli occhi della destra, dell'elettore medio di destra, questo gioco di ruolo. È una trama perfetta, c'è tutto. Un grande esordio contro i giovani devianti che fumano e ballano nei rave. Vendetta postuma contro l'odiato immaginario sessantottino, i capelloni, i comunisti di Parco Lambro, gli adolescenti casinisti che disturbano il sonno degli anziani. Ci sono i muscoli contro gli sbarchi, c'è il revisionismo sui vaccini, le promesse agli evasori, la retorica delle grandi opere, lo scontro con i francesi, i pugni battuti al tavolo europeo. Ovviamente sono solo parole, fumo che non corrisponde ad alcun arrosto, eccetera, eccetera. Così la Perina che, ripeto, direttrice del Secolo d'Italia descrive l'elettore di destra come, diciamo, un microcefalo sdentato e rabbioso. Quindi questa è la descrizione che la Perina fa degli elettori di destra, però dice non dura, non dura, dura minghia. L'ebbrezza della conquista di Chigi, nuovi incarichi, il senso di rivincita che appaga ai ministri, gli staff, i potenziali destinatari di future gratificazioni e nomine. Sono formidabili sedativi per la competizione interna, ma
La natura delle nostre destre non è tale da conservare a lungo questo equilibrio. Ha bisogno di marcare primogeniture, chiama prove di forza, diffida del lavoro collettivo, richiede la quotidiana dimostrazione di chi comanda. Salvini si stuferà presto di un vicepremierato esercitato solo a parole, Meloni si stancherà di apparire quella che subisce la linea di un suo sottoposto e il gioco di ruolo, l'imprevista luna di miele interna, andrà rapidamente a farsi benedire. Così, diciamola. L'anatema e la previsione della perina. Un po' di cose politiche mentre ci avviciniamo alla chiusura. Allora, non abbiamo tempo di leggere, ma vi segnaliamo, perché è molto importante, il commento di oggi di Stefano Folli su Repubblica, che evoca, senza citarlo direttamente, ma è riconoscibile, l'editoriale di ieri di Maurizio Belpietro, che sosteneva che la sortita del Presidente della Repubblica universitaria mercoledì fosse discutibile e la telefonata del giorno prima o del giorno precedente tra Mattarella stesso e Macron non fosse concordata con Palazzo Chigi. E Stefano Folli dice, in sintesi, ad avviso di Folli è sbagliato immaginare che non ci fosse un'intesa tra Colle e Palazzo Chigi, ma dice Folli, comunque ci sono delle ombre da chiarire tra Palazzo Chigi e il Quirinale, occorre che si giunga a questo chiarimento. Stefano Folli nella pagina dei commenti su Repubblica. Ma lo spazio maggiore nella pagina politica di oggi dobbiamo dedicarlo ai guai di Forza Italia in Sicilia e del PD complessivamente. Allora, qualunque giornale sceglierete di prendere, per comodità resto su Repubblica, trovate questa storia siciliana obiettivamente surreale, Miriam Di Peri e Claudio Reale, pagina 16 di Repubblica, la scissione siciliana, Miccichè contro Schifani, nascono Forza Italia 1 e Forza Italia 2. Che succede? Che Schifani una cinquantina di giorni dopo il voto ha fatto la giunta. Nella giunta i pesi sono stati quattro assessori a Fratelli d'Italia, tre alla Lega, tre a Forza Italia, due ai gruppi, diciamo, di Lombardo, eccetera. Ma si era detto che dovessero farne parte solo i consiglieri regionali, che nella cosa, diciamo, siciliana sono definiti deputati regionali. E invece Fratelli d'Italia ha indicato due esterni, rissa clamorosa. Dentro questa rissa, polemica di Miccichè, due gruppi, ognuno dei quali rivendica la primogenitura e la spada sulla spalla di Berlusconi. Risultato: e di fatto Schifani la maggioranza non ce l'ha, e nel voto per i vicepresidenti d'assemblea è prevalso un grillino sostenuto dalla sinistra. Insomma, la maggioranza siciliana cappotta in parcheggio. Non più brillante è la situazione del Partito Democratico, dove le cose da vedere sono due. Carlo Bertini sulla stampa, pagina 16, un grande classico, crisi di nervi di Letta che dice, ah sì, qui non riescono nemmeno a stabilire se il congresso debba essere più vicino o più lontano nel tempo. E allora io già sabato in assemblea potrei dimettermi. Risultato, praticamente non ci sarebbero più organi nel PD tranne la giovane presidente Valentina Cuppi, a cui resterebbe solo, diciamo, da spegnere la luce, chiudere il Nazareno, ridare le chiavi al padrone di casa, eccetera. E allora però si cerca, nella ipotesi che Letta faccia la pazza e si dimetta, si cerca un traghettatore, un caronte che tenga in piedi, vi ricordate l'epoca di Maurizio Martina che faceva pure lì il traghettatore in attesa della successiva elezione del segretario, e stavolta si fanno i nomi di Del Rio e Boccia, quindi più che mai, diciamo, Caronte nel caso di Boccia, che porterebbe sulle rive dell'Ostigia, eccetera, verso il Movimento 5 Stelle. Scherziamo, vedremo. Ma la cosa più gustosa oggi, si fa per dire, è l'intervista di Aldo Cazzullo alla tessera numero uno del Partito Democratico, così amava definirsi quando era editore di Repubblica, oggi è editore di Domani, Carlo De Benedetti, che sul Corriere spara palle incatenate contro tutti. Praticamente
Parliamo del futuro. Chi dovrebbe essere il prossimo segretario? Quelli che si sono candidati non mi sembrano in grado di scongiurare la morte progressiva del PD. Bonaccini non le piace? Lo conosco poco, ma sono rimasto legato alla teoria di Togliatti. Gli emiliani sono bravi ad amministrare il territorio, pessimi a fare politica a Roma, tranne Bersani, che per me è sempre il migliore. Nardella è un ottimo sindaco, ha fatto bene a Firenze, ma temo che metterebbe due punti chiave, le disuguaglianze e il pianeta, in un pastone anziché farne la priorità assoluta. Vedete che si è ringretinito il pianeta. Elly Schlein non ha neppure la tessera del PD, sarebbe il classico papa straniero, figura interessante, non una leader. La Moratti, non siano schizzinosi, la appoggino. E poi la domanda che però diciamo, svela tutto, ma con chi avrebbe dovuto allearsi il PD? Escludere a priori un accordo con i 5 Stelle è stata una prova di arroganza oltre che una stupidaggine. E allora, anche qui, la pars destruens fa sorridere quando colpisce uno a uno come birilli i potenziali segretari del PD, e ci fa sorridere. Quando però si passa alla pars construens, l'ingegnere che cosa ci dice? Il pianeta, le disuguaglianze e l'accordo con i 5 Stelle. Un suggerimento, visto che domani va male e perde, faccia direttamente l'editore del Fatto cioè, dovrà accordarsi un po' con Travaglio su alcuni aspetti, ma potrebbe essere una soluzione. Saviano, a difenderlo oggi è Concita De Gregorio che, con sprezzo veramente del pericolo, arriva a evocare Giovanni Falcone. Finché sei nel cono di luce sei abbastanza al sicuro, non del tutto, abbastanza. Mi spiegò una volta per tutte, molti anni fa, un magistrato coraggioso, illustrandomi col suo esempio qualcosa che non avrei dimenticato mai. È più difficile colpirti se sei visto on stage, illuminato dai fai e sostenuto dalla folla che ti applaude. Sei più al sicuro perché c'è un pubblico, ci sono testimoni, devi essere un kamikaze se agisci quando sei certo che sarai visto mentre colpisci. E insomma, questo temeva Giovanni Falcone e lo diceva. E dire, beh, come si arriva da Falcone a Saviano? La De Gregorio ci arriva. E poi in un gran fritto misto mette in mezzo la querela di Meloni nei confronti di Saviano con la scombiccherata iniziativa giudiziaria rivelatasi perdente della Bellanova nei confronti di tre cronisti che avevano parlato di non so quale sua attività. La De Gregorio mette tutto insieme sulla stampa, peraltro stasera Saviano sarà in TV, quindi insomma, è immaginabile una grande sceneggiata. Come antidoto vi segnaliamo una cosa che riguarda una firma apprezzata della Verità. Se ne occupa però Libero con Francesco Specchia e si dà voce a Simone Di Meo, che è non solo l'autore a cui Saviano ha largamente attinto, ricorderete le accuse di plagio, eccetera, per la stesura di Gomorra. Molto lavoro di Di Meo e di altro è stato, diciamo, motivo di ispirazione, mettiamola così garbatamente. Ma dice Di Meo, il metodo è stato quello per cui poi Saviano addirittura spargeva ambiguità, accuse nei confronti di Di Meo di avere contatti non limpidi, fonti opache, eccetera. Quindi addirittura si attinge e si scredita la fonte alla quale si è attinto. Spiega tutto Specchia su Libero. Ma l'ultimo momento della rassegna lo dobbiamo dedicare a occhio al caffè, qui allora, pagine culturali di Repubblica. La foto non la commentiamo perché sennò viene giù tutto, ma insomma, in una terrazza, sembra la terrazza di un bar, di un albergo, ci sono Murgia e Bindi. Il Vangelo è femminista, è Giulia Santerini che intervista il dinamico duo. Capita in una mattina di sole di novembre di sedersi a un tavolino su una terrazza di Roma e scoprire che Dio è queer e che il salario minimo era nel Vangelo. Sono solo due delle cose che ci hanno spiegato Michela Murgia e Rosy Bindi, in comune hanno parecchio: la fede in Gesù, la militanza in Azione Cattolica, quella di Moro, Scalfaro e Prodi, dicono in coro. Murgia ha studiato teologia e insegnato religione, Bindi scienze politiche, assistente di Bachelet, eccetera. Domanda:
Ma Dio è queer o salverà le persone queer, quelle che non accettano di definirsi in modo univoco? E Murgia va già in corsia di sorpasso. Dio è queer e di conseguenza salverà il queer, perché le etichette limitano l'anima. È legittimo secondo la visione cattolica? Io credo di sì. Appena più, diciamo, in corsia d'emergenza, Rosy Bindi, penso che Dio sia Dio, non ha bisogno di essere definito con forme antropomorfe e penso che salvi tutte e tutti. E poi via, c'è tutto il catechismo femminista, il salario minimo nel Vangelo, eccetera. Insomma, è una cosa che vi svolta la giornata e se siete, diciamo, credenti, vi offre orizzonti a cui non avevate pensato. Se siete laici, vi strappa qualche risata. Se siete laici, liberali, rispettosi del sentimento religioso, vi viene un cerchio alla testa, un mal di testa che già abbiamo da un'oretta e mezzo da stamattina. Va bene, è meglio fermarci qui. Noi ci sentiamo questa sera alle 19. Sarà con me Camilla Conti. Poi ci ritroviamo domani mattina alle 7, da qui ad allora buonissima giornata e l'invito a passare in edicola a prendere Verità e anche Panorama se non l'avete già preso ieri. Buona giornata.